scatola, diciamo che è pronta. O quasi. Devono crearci i bordini anche a questi. Come fare? Duplicare. Scendere di 3 posti. Alfa selezione. Canci. Ctrl Shift A. Ok. Ripetiamo lo stesso per l'altro. Duplichiamo. Spostiamo di 3. Alfa selezione. Canci. Ecco il bordino per questo. Ok, fondiamo in basso, fondiamo in basso i laterali, fondiamo in basso. Ok, andiamo in basso, fondiamo in basso. Ok, allora adesso per non dare questa piattezza di colore prendiamo una texture. Io ho scelto questa. Ok, copia immagine. Aumentiamo un po' per coprire l'intera immagine. Ok. Modalità sovrapposta. Ecco la nostra scatolina. Andiamo a fondo in basso, fondo in basso, fondo in basso. Ok, ecco la nostra scatola. Allora adesso inseriamo uno sfondo bianco e creiamoci un'ombretta sotto la scatola. Selezione rettangolare. Riempiamo di nero. Nuovo livello ombra. Ops. Trasparente. Occhietto, seleziona. Niente. Ok, trasforma.
piccola sfocatura. Lo siame. Dovrebbe andare bene, ok. Impostiamo la modalità 85. Troppo. Vai. La nostra scatola per essere in pila di regali è pronta. Con questo è tutto, un saluto a Dogogo. Ciao.